Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3 e siamo pronti per la battaglia campale che ci siamo lasciati alle spalle la scorsa volta. Non so se finirà qua il capitolo di Thomas, il secondo capitolo di Thomas, ma sicuramente il prossimo capitolo sarà il primo di Chris. Quindi cercheremo anche lì di fare del nostro meglio. Allora, sì, ci siamo. Siamo pronti? We are organizing a party. Ah. No. Ma scusa, ma quindi... Scusa, ma se esco posso uscire ancora? Sì, in realtà posso uscire, ma... Ma non credo che io abbia della gente da reclutare. Scusa, ma non dovevo parlare con lui per cominciare? Ah, ecco. Sì, ho finito quello che dovevo fare. Ok, si stanno muovendo. Siamo pronti. Ok. Thomas. Sì, tutti quanti ascoltate il piano e boh, combattete, spaccategli la testa. Facciamolo. Vediamo se questa finalmente è una vera e propria battaglia, finalmente. Ecco qua, comincia la battaglia. Stai vivo per 8 turni, tutte unità alleate che vengono distrutte. Va bene. Allora, tutti quanti, sapete che quello che dovete fare, dobbiamo soltanto guadagnare tempo. Ok. Dobbiamo soltanto guadagnare tempo. Le nuvole dicono che il vento è con noi. Non vogliamo perdere la nostra casa, giusto? Beh, ovviamente no. Let's go. Eccoli qua. Dicono che... Dicono che dobbiamo lasciare quest'area, giusto? Ma noi siamo praticamente i cavalieri e siamo noi che dobbiamo dare gli ordini. Ecco, Sire, cerchi di non essere troppo emozionale. Allora. Chissà poi quando... probabilmente quando arriverà Apple... Ah, ecco, posso fare direttamente così, end. Ecco, loro si stanno spostando. Benissimo. Ora tocca a me. Qui facciamo ora una bella wind rune. Qua, e colpiamo tutti. Bene. Tu hai solo Quicken come runa, quindi... Ah, ecco, vedi, Quicken. Posso far riattaccare un'unità, ecco come funziona. Allora, avevo ragione da un lato. Ok, tutti quanti fine. Certo, rimango qui perché... posso essere, diciamo, posso... difendermi di più. Riduce i danni del 40% il castello. Boh, finiamo qui il turno. Ah, eccoli là. Che succede adesso, Leo? Fatti gli affari tuoi. Va bene. Vediamo se attaccano ora. Ecco qui, attacco. Vado con lui. Ecco, siate pronti. Red Gedi, I mean Head Ready, I mean Get Ready. Ah, come on. Alle armi. Ah, vediamo come si vede. Ah, ma c'è allora la disposizione. Ah. Oh, devo costruire i team. Ah, praticamente devo costruire i team che combattono... Oh, ma questo...
questo è molto più interessante allora. Ah, tra l'altro è tutta automatica. Ecco, colpo di grazia. Oh, la nostra unità è vittoriosa. Ah, ecco, quindi io posso fare benissimo, ho capito come funziona. È molto più interessante rispetto... Cioè, tutti fanno praticamente azioni indipendenti. È una battaglia automatizzata. Eccolo qua. Interrotto. Allora, loro si stanno ritirando, però noi li stiamo continuando ad attaccare, giusto? Esatto, la battaglia è conclusa. Quindi c'è praticamente la battaglia che dura un turno. È che per ora non posso arrangiare i team. Oddio, il cane che combatte. LOL. Madonna, Austin è una bestia. Loro ancora non si stanno ritirando. Olè, sconfitti. Quindi qua per ora i reparti sono fatti in modo autonomi. Ecco, vedi? Qui ci curiamo. Va bene, fine. Noi dobbiamo solo attendere. Eh? Che succede? Che cos'è questo? Ah, presi. Davvero? Oh. Che sta succedendo? È solo un buco nel terreno. Non pensavo che sarebbe, diciamo, che sarebbe servito. È così facile. Ehi, chi è colui che ha lavorato per scavare quella buca? Quindi posso affrontarli praticamente in battaglia. Noi nel frattempo ci curiamo ogni turno perché siamo nelle mura del castello. Ok. Noi concludiamo il turno, perché tanto non abbiamo premura. Aia. La situazione si sta facendo un po' interessante. Allora, tu spostati da questo lato. Yes. E qui end. Ah, eccoci qua. Con chi andiamo? Con lui che ha Agustin. Ah, è a cavallo lui. Madonna, ma Agustin è una bestia. Vabbè, il cane è un po' più deludente. Ecco, morto il cane. È proprio shottato male. Oh. Ah, l'ha fatto la cosa, la runa. Oh Gesù. Ecco, unfriendly. Madonna, doppio danno. Perry.
Ecco, quello che sta dormendo, ovviamente. Minchia, Berserker. La battaglia è conclusa. Però mi ha fatto un po' maluccio, eh. Qui sì, andiamo con lui. Madonna, il nano pure è fortissimo. Ok, fuori uno. Oh, ce l'ha fatta. Minchia. Berserker. Incredibile. Non gli ha tolto niente. Vabbè, questo l'ha disintegrato. Cioè, 192. Come zero? Ma perché zero? Come fanno a subire zero danni? Mi sa che non possono crepare per quello. Sì. Mi sa che è quello. Lord Thomas. Oh sì, ritirata. Sì signore. L'ultimo che arriva al castello ha un karma di merda. Safe retreat. Ok. Hai preso killer. Oddio, la runa killer che aumenta il tasso di critico. Buono questo. Ok, torno indietro alla villa come pianificato. Tutti quanti siete puntuali. Sebastian joina con te. Muto pure. Ok. Cecil, piccolo e Juan pure si sono uniti. Ok, quindi tutti quanti insieme. Stanno scappando, prendeteli, prendeteli. Sì, signore. Dannazione, stanno arrivando. Quindi ora devo combattere. Parapara. Vabbè, sì, posso fare auto. Minchia. Ma fanno parecchio male comunque. Anche io faccio danni, però. Merda. Che è successo? Si è interrotta la battaglia. Ora sicuramente ci aiuterà Yugo. Siamo nei guai. Ho un'idea. Che cos'è? Scappiamo più veloci che possiamo. Bella idea. Ehi, fermi. Peccato che non posso fare team. Non posso portare gente.
Minchia, è rimasto con un HP, era rimasto. Ok, siamo proprio dove dovevamo essere. Ok, speriamo per il meglio. Ah, forse era tutto fatto apposta, era un piano ben organizzato. Cosa? Ma non c'è nessuno qui. Oh oh, ma che... Che cos'è questo? Minchia. Incredibile, Mister Piccolo, incredibile. Perché non hai fatto questo in primo luogo? Oh, l'ho appena imparato. Sono felice che abbia funzionato. È la mia, diciamo, uno ogni 10 anni, il mio giorno speciale, uno ogni 10 anni. Bene, Mister Piccolo, non dovrai utilizzarlo di nuovo, eh? Ma che... Ah, andate via di qua, tutti voi. Che battaglia? Ecco, io farei un bel, ecco, oggetto Thunder Runner, bello, easy. Così, essendo un oggetto, dovrebbe utilizzarlo a prescindere. Madonna mia. E ale. È piccolo. Qui è un problema. Sì, madonna, ma sono delle bestie. Quanti cazzo di danno mi hanno fatto? Ah, devo vincere necessariamente. Pensavo... Sì, vabbè, effettivamente ci sta. Non aveva senso che fosse una battaglia scriptata. Ma non pensavo... Cioè, non pensavo fossero... Madonna, sono fortissimi questi. Mi fanno un sacco di danni nonostante tutto. Forse conviene che faccio l'attacco combinato per eliminarne almeno uno. Oh no, da dove devo riprendere ora? Ok, sono ritornato a dove eravamo prima. Praticamente ho scoperto che ho dovuto rifare la battaglia campale, perché l'ultimo salvataggio ovviamente era lì, e in più potevo mettermi i membri del party prima della battaglia, se vi ricordate. Quindi mi sono messo praticamente almeno Watari e Ayame, che fanno l'attacco AoE. Così almeno posso sfruttare il loro attacco AoE. Ha sbloccato l'altra magia. Madonna mia. Quindi ora dovrebbe essere molto più facile. Anche perché loro fanno dei bei danni. Ecco, vedi? Cava. Vabbè. Loro attaccano due volte perché sono forti. Minchia.
Allora io direi di fare un combo attack. Loro non ne possono fare più. È un po' brutto però il sistema di combattimento, se posso dirlo. Non è morto? Ma what? Io direi di andare ad eliminare quello berserker. Scusa, ma... ma non sono neanche tipo piegati dal dolore, cioè... Ma quanti HP hanno? Ok. Ah, dovevamo resistere? Ah, ecco, infatti dovevamo resistere. Ma infatti mi sembrava strano che no. Cioè, come fanno a essere così forti? Hanno una dita speciale? Non perderò contro un campagnolo. Chiudete gli occhi. Oddio. Chi cazzo era quel? Ma che è successo? Infatti c'era qualcuno, ma non ho capito. Oh no. Ma io sono morto con tutti praticamente. Come faccio ad affrontarli? Ah no. Ok, minchia, meno male. Ho detto, come faccio a combattere che sono tutti morti? Eh sì, sono veramente stanco. Quanto vorrei un altro flash come quelli di prima. Dobbiamo difendere il castello per noi stessi. Non dobbiamo dipendere dall'aiuto degli altri. Di che state parlando? Oh no. Allora, c'è da dire che sono soltanto in due. Però ho molta paura. Non so se riuscirò a batterli questa volta. Ci proviamo? Ci proviamo. Faccio un salvataggio di stato per vedere. Nel caso sarà un problema. Ok, uno è morto, meno male. Ah, ok, però questi sembrano essere abbastanza affrontabili. Minchia. Minchia. Ah, ok. Ok, questi fortunatamente non erano come quelli di prima. Questi si possono sconfiggere. Ecco, se me li portate a 2 a 2, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma quanti ancora possiamo tenerne testa? Ehi, tu, chiama il prossimo battaglione. Che... Eccoti, muovetevi, andatevene via, avete capito? Ma è Marta, ma che... Oh, finalmente ce l'ha fatta. Ma non ho capito... Qual è stato il ruolo di Marta? Forse ha chiamato i Caraia? Perché lei era comunque una... Esatto, vedi? Lei era... faceva parte della tribù dei Caraia.
Ma che diavolo? Vecchia, diciamo vecchia megera, eh? Non mi sembri tanto giovane neanche tu. Come ti permetti? Tu, sottospecie di bandito. Bandito? Non abbiamo fatto niente di male. Siete voi quelli che qui hanno sbagliato. Ecco perché non mi piacciono le tipe che vengono da fuori, gli stranieri. Per ordine del concilio, fermo. Per prima cosa, ascolta quello che ho da dire. Sarà veloce. Ecco, ci è voluto un po' di tempo, ma sono riuscito. Ah, ecco, sono riuscito a rintracciare Lucia e ottenere il suo sigillo. Grazie, Marta. Quindi adesso siamo alleati con i Caraia. Quindi, così come a mezzanotte nella notte il castello di Midgar è stato venduto a Lucia. Ah, ecco! È stato venduto a Lucia, capo dei Caraia, da Thomas, il padrone del castello. Venduto? Sì, così non appartiene più al territorio di Zexen. Con questo sta di fatto che praticamente, cioè, è stato approvato dal concilio stesso, e quindi la risoluzione di tutto ciò risulta come essere una vostra invasione illegale. Ma non essere ridicolo, non puoi mandarci via con quello. Sotto suggerimento di Caesar ho cercato, diciamo, dei documenti per tutto il castello e finalmente ho trovato il documento che stavamo cercando. Noi pensiamo che Zexen avesse intenzione di dare via questa terra in futuro, quindi non dovrebbero esserci problemi di reclamarne i nostri diritti. Ma in questo caso voi non avreste dove andare. Bene, adesso leggo il resto dell'accordo. L'ammontare della vendita risale è di 200 poch. 200 poch? Allo stesso tempo, Lucia del clan dei Caraia, entrerà con. Potrà comunque entrare in un contratto che dura 200 anni con Thomas e il castello di Midgar. Il pagamento è stato di è di un poch all'anno. Ma che? Per favore, si ricomponga, va tutto bene. Che cos'è questo? Un'invasione nelle Grassland non è permessa senza la revisione del concilio. Dovete assolutamente lasciare tutta questa zona immediatamente. Minchia, li hanno fregati alla stragrande. Perché? Mai? Ah, dannati, vi odio. Come è potuto succedere? Non dimenticherò questo. La prossima volta prenderò questo castello come vostro nemico. Penso che ci sia qualcosa di più importante che lei deve discutere, diciamo, signor senatore, quello che è. Diciamo, è stato riconosciuto, comunque siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni membri del Concilio, stanno parlando praticamente di corruzione all'interno del Regno di Armonia. Questi traditori stanno causando anche alcuni problemi a Vinai del Zexai. Non vedo il perché tu debba rimanere ancora il capo della Gilda dei Mercanti quando hai fatto arrabbiare così i tuoi clienti. Ma io non ne so niente di quello che state parlando. Quindi dovresti fare bene a tornare indietro a Vinai del Zexai per provare la tua innocenza, prima che loro vengano per te. Ma questo è increscioso. Di sicuro io sono innocente. Bene adesso, Thomas, ce ne andremo a breve. Una volta che i guai del concilio saranno stati un attimo sistemati, mi piacerebbe se tu e la fede... No. Ah, mi farebbe piacere se tu e la federazione di Zexen potreste stabilire un trattato di pace. Certo. Adesso, se potete scusarmi, padrone.
Ecco come loro potrebbero diventare miei alleati. Ah, questo significa che abbiamo vinto? Abbiamo salvato il castello? Certo, è quello che significa. Thomas, abbiamo vinto, il castello è al sicuro. Oh, Thomas, abbiamo vinto, tutti quanti, andrà tutto bene adesso. Ecco qua, tutti che si abbracciano. Oh, avete fatto veramente un bel lavoro. Siete stati fortunati questa volta, ma da questo momento devi iniziare ad essere un vero padrone e trasformare questo posto in un grande castello. Un piccolo castello senza soldi non è affatto una cosa buona, dopo tutto. Dice sì, certo. Ehi, maestro padrone del castello, contiamo su di te da questo momento in poi. Thomas, facciamo in modo che Midgar, il castello di Midgar diventi il più grande di tutti i castelli. Certo. Ok, buono. Mi sono contento. Yai, yai. Ecco, ora si sta diventando interessante la storia. Quindi le cose finalmente si sono acquietate adesso. Penso che mi farò un lungo sonnellino. Cioè, questo si addormenta praticamente così, tipo Nobita. Che aveva la capacità di addormentarsi in 0,1 secondi. E mi sa che qua è finito il capitolo. Immaginavo. E ovviamente, ecco, capitolo di Thomas non posso andare avanti, perché giustamente devo andare avanti con gli altri sicuramente. Ci sarebbe il capitolo di Hugo, il terzo capitolo di Hugo da portare avanti, ma andremo avanti con Chris invece. Inizieremo, anzi, il capitolo di Chris. Cercheremo di vedere che cosa è successo con i Caraia, perché loro sono andati al villaggio dei Caraia, perché gli hanno dato fuoco. La morte di Lulu, ovviamente rivivremo la morte di Lulu, vedremo un po' tutte queste situazioni e poi vedremo il da farsi. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao.